Buongiorno, oggi siamo qui con il signor Andrea De Ponte, direttore territoriale Campania Nord UBI Banca. E poi lo dico per la nostra comunità di Rialto, anche se già lo sapete, ma per coloro che non lo sanno, il signor Andrea De Ponte è stato anche alunno del nostro parroco, il nostro compianto parroco, Don Tito Timpani, il quale ha guidato la comunità, la parrocchia di Rialto per oltre 30 anni. Allora, parliamo prima di vostro padre, il suo lavoro e la sua umanità. Grazie per l'umanità. Sì, papà era anche lui, era direttore della banca di Pietramelara e ha dato tutta la sua vita alla banca, devo dire la verità. È entrato anche lui giovanissimo e ha cercato di mettere, come possiamo dire, proprio la sua umanità anche al servizio del territorio, del paese e non solo del paese, anche dei paesi limitrofi. Io ho il piacere di conoscere persone che lo hanno avuto come direttore di banca, che lo stimavano, lo volevano bene, e questo per me è un punto di orgoglio molto importante. Allora, adesso parliamo di lei. Ai tempi in cui, insomma, eravate piccola, avete vissuto la vostra infanzia e adolescenza, poi passiamo alla frequentazione delle scuole e come è nato appunto poi il fatto che poi avete raggiunto un lavoro come questo, che comunque è di una certa responsabilità e importanza. L'adolescenza, diciamo che vabbè, è stata una adolescenza abbastanza normale, come quella di tutti gli altri giovani che abitano nei piccoli paesi come il nostro. Pietramelara, per fortuna, ci ha dato la possibilità di poter girare senza problemi con le biciclette la sera tardi, quindi, perché diciamo, è stato sempre un paese molto tranquillo, molto sereno. Le scuole, diciamo, gli anni che ricordo con veramente molto belli sono stati gli anni della scuola superiore, che ho fatto più di Montematese. Sono stati anni di spensieratezza, ma soprattutto di nuove conoscenze, perché mi ha dato la possibilità di conoscere delle persone, degli amici, degli studenti che poi di fatto ho ritrovato nel mondo del lavoro molti anni dopo. Ma posso dirti che quegli anni mi hanno segnato molto positivamente. Sono stati anni molto belli, anni in cui ho avuto anche delle esperienze molto interessanti. Allora, quest'anno UBI Banca e FEDUF hanno incontrato gli studenti nello stabilimento Ferrarelle. C'era il prefetto di Caserta, Ruberto, il dirigente generale della Polizia di Stato, Forgione, l'amministratore delegato di Ferrarelle, Cerbona, il presidente della Camera di Commercio di Caserta, De Simona, il presidente della Confindustria di Benevento, Liverini, il responsabile della Matte Sud di UBI Banca, Pedroli, Giuseppe Carbone, consigliere delegato Ferrarelle SPA, Raffaele Ruberto, prefetto, Antonio Borrelli, questora, Tommaso De Simone, presidente della Camera di Commercio, Luigi Traiettino, presidente di Confindustria, tutti di Caserta, e Vincenzo Algeri, responsabile dell'area UBI Comunità di UBI Banca. Quindi, insomma, tante persone. Cosa ne pensa di questi incontri, che sono chiaramente importanti, anche mettendo al centro gli alunni, insomma, le persone giovani? Bravo, hai detto bene, soprattutto c'erano i giovani, soprattutto c'erano gli studenti di alcuni istituti della provincia di Caserta, tra cui quello di Teano, Marcianise. Devo dire la verità, è stata un'iniziativa che UBI Banca sta facendo da tempo, cioè in accordo con FEDUF, che è una fondazione partecipata anche dall'ABI, sta cercando di inculcare nelle giovani generazioni questa educazione finanziaria. Educazione finanziaria che diciamo ha varie sfaccettature. Noi abbiamo portato avanti dei discorsi molto più semplici, quelli che sono stati fatti a Rialto contro il gioco d'azzardo, perché secondo noi il gioco d'azzardo è una piaga che colpisce, è stato visto che colpisce i giovani soprattutto intorno a quando frequentano il quarto anno delle scuole superiori, e quindi di fatto abbiamo cercato di invitare proprio quelle classi per dare la possibilità di conoscere tramite una società di Torino, che sono di uno standing elevatissimo, si chiamano Taxi, dove all'interno è formata sia da matematici che da fisici, dove riescono, ma in maniera molto bella, molto leggera, in maniera molto accattivante, riescono a far capire ai giovani che il gioco d'azzardo è soltanto un rischio enorme, non si guadagna mai. Anche come l'alcol, per esempio. Come l'alcol, non si vince mai. E di fatto, in maniera, come dicevo, in maniera anche divertente, si riesce a dimostrare che cadere nel gioco d'azzardo è soltanto
una maledizione, non, certo. Si, non se ne vede più. Ci sono anche persone che sono arrivate addirittura al suicidio, persone che sono rimaste senza una casa. O si sono distrutti economicamente, certo. Hanno distrutto le loro famiglie. Allora, per chi non lo sa, UBI cosa significa? Unione di Banche Italiane. Ok. Nasce da fusioni di varie banche, tra cui una piccola banca come era quella di Pietramenaro, la Banca Monforte, ci sono state banche del nord Italia, poi a un certo punto ci si è resi conto che non si poteva stare economicamente al livello dei più grandi gruppi bancari, quindi da banca federale siamo diventati una banca unica. Banca unica significa che ci chiamiamo tutti UBI Banca dal nord del Piemonte fino alla punta estrema della Calabria. Quali sono le responsabilità e le difficoltà di una persona che svolge il lavoro come il vostro? Le difficoltà sono tante perché noi lavoriamo in dei territori molto difficili. Io copro sia la provincia di Caserta, di Benevento, di Avellino, ma anche la provincia di Napoli. Campania Nord. Sono dei territori, non pensiamo solo ai territori come il nostro, dell'Alto Casertano, dove per fortuna stiamo abbastanza tranquilli. Abbiamo dei territori molto difficili come nel nord della provincia di Napoli, territori dove in realtà la malavita è molto presente e quindi dobbiamo fare molta attenzione. Finanziaria invece, che cos'è una definizione di questa educazione? E come dicevo prima, l'educazione finanziaria è come evitare di cadere nelle tentazioni economiche, come evitare di credere al guadagno facile. Io sono convinto che il guadagno e il lavoro sia fondamentale per il lavoro, per il guadagno sia fondamentale lavorare tanto, impegnarsi, studiare, lo dico proprio ai giovani, bisogna studiare. È fondamentale. Le scorciatoie non esistono, non si arriva presto al risultato, ma ci si arriva solo lavorando e sacrificando molto del proprio tempo libero. Un ricordo di Don Tito Tiffani, che è stato un vostro insegnante di religione. Sì, è un ricordo affettuoso, perché Don Tito era un padre anche a scuola, cercava di farci sentire a proprio agio, era una persona estremamente generosa anche. Io devo dire la verità, ha lasciato un ottimo ricordo. Poi abbiamo avuto anche modo di, dopo la scuola, di vederci più volte, anche per qualcosa per la comunità di Riardo, a cui io sono molto legato, ci mancherebbe altro. E Don Tito era, che poi era originario di Pietraverano, che è il paese di mia madre. E quindi anche i vostri genitori conoscevano già prima? Assolutamente sì, lo conoscevano da tanto tempo. Don Tito è veramente, devo dire la verità, è uno che ha segnato la mia vita. Salutiamo anche i fratelli di Don Tito, che sono Vittorio e Roberto, e poi, se non erro, anche una sorella che vive, se non erro, a Bairano. Sì, c'è una sorella. Quindi ringraziamo, salutiamo tutti, insomma, i suoi parenti. Signore Andrea De Ponte, la ringrazio per la sua disponibilità. Grazie a te. Siamo qui nel suo giardino. La ringrazio e buona giornata. Grazie. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita? In gioco c'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Forse è meglio, perché no, tu che ne sai.